Stanno, no? Sta meglio. Chiamala, lo fa tanto piacere. Sì. Tu sei guarita? Mm-hmm. Fate vedere un attimo. No, basta, non c'è bisogno, sto meglio. Vai, fammi vedere la gola. Apri. Fuori la lingua. Tutta. Hai avuto la tonsillite per tutta la settimana? Sì. Proprio la settimana di campo. Gira l'influenza, lo sai. Sana! Ok. È che ho litigato con Rami e non mi andava di vederlo al campo tutto il tempo. Perché avete litigato? Cose nostre. Vuoi che ti lascio andare in Grecia o no? Tanto non ci vado più in Grecia. Come mai? Ho cambiato idea. Stuff, but I give a blessing. I know where you talk. You wanna be stassy. I don't give a fuck. Don't fuck with your shit. I'm sipping my lean. I'm worried about bitches. Smoking my weed. Just taking some hits. I'm shooting for real. Yeah, I still for real. Hey, fuck how you feel. Bitch, look at my face. Hey, like a zombie rapping on my mixtape. Hey. I'm a player one when I play. Hey. Mi scrivete? Ma che dici? No. C'è sana. Zitta, cambia il discorso. Ehi. Ciao, ciao. Come va? Sei guarita? Sì, sì, sto meglio. Ma quindi oggi puoi venire da lavoro a prendere i biglietti per il volo? No, mi sa che non vengo più in Grecia. Da quando, scusami? È che va un po' troppo contro i miei valori stare in casa con delle ragazze che non hanno un briciolo di rispetto per se stesse e pensano solamente a ubriacarsi e andare a letto con i ragazzi. Ora vado in radio. Scusate. Ciao, scusa il ritardo.
Figurati. Come va il naso? Meglio. Scusami per mio fratello. Mi dispiace un sacco. No, tranquilla, tanto. Non è Pasqua se non finisco almeno una volta il pronto soccorso, no? Oggi doveva esserci François, in regia? Boh. Senti, ma... lo hai? Che? Che mi dici? Che vuoi sapere? Erano solo amici? Non lo so. Non lo so, chiedilo a Niccolò, no? Gliel'ho chiesto a Niccolò. E che ti ha detto? Che erano solo amici. Allora sarà vero. Senti, io lo chiamo François, perché tra due minuti iniziamo. Sì. La porta qua, eh? Mi fai un tiro? Ma mi sto allenando. Vabbè, ripassamela almeno. Oh, ma sei peggio di tuo fratello, però. Sarà. Ci provi? Melody maker, why did she take my heart up to the skies? Guardala, guardala. Only to break me. Brava. The world it keeps spinning, but I'm not with it, I'm all alone. Oh, melody maker, will you send me a line, only to me. Guarda. Some of your time, so that I can sing. A land with these broken wings. And if you need me, remember not to call. Te l'ho detto che era forte. L'ha atterrato. Ma bella Rami. Sei con noi oggi? No, sto andando a casa. Ancora? Ancora sei arrabbiato? No, no. Non lo sapevo che quel tipo fosse amico tuo. Oh! Mi lasci spiegare almeno. You never really let me in. So next time you need me, remember not to call. And if you deceive me, be back against the wall. And do you believe me? All I have is love for you.
Come va? Oi, tutto bene? Ci abbiamo chiamato un sacco di volte ieri. Sì, scusa, ero andata a correre, ho lasciato il telefono a casa. Ma c'è qualcosa che non va? No. No, no, tutto bene. Senti, lo sai che mi hanno ripescato a medicina? Ah, sì, dai. Sì, non so come sia possibile, ti giuro, hanno rinunciato tipo in 20. Beh, scusa, adesso devi pagare la scommessa. Perché devo studiare. Ragazzi, ho capito, ma noi abbiamo la maturità quest'anno. Lo so, noi non dobbiamo studiare. Che vuol dire? Cioè, allora diciamocelo, chiudiamo sta radio. Solo c'è il fatto di trovare. Dobbiamo organizzare. Ma no, perché come ci organizziamo? Non venite mai. Comunque, ieri Pierangelo ha riproposto il programma delle letture dei testi teatrali. Cioè, no, ne abbiamo già parlato di Pierangelo, no, assolutamente no. Eh sì, però a noi del corso ce lo farebbe fare tutti i pomeriggi. Allora, ci abbiamo messo mesi a tirarlo su. Scrive Raffaella, cioè non è che non so il numero di Raffaella. Aspetta, no, sei uno di classe mia. Mi sa che non me la sento tanto di mandarglielo, lo so. Vabbè, forse potremmo cantanti famosi e... Vabbè, ci andiamo a prendere un caffè, ne riparliamo? Sì, vai. No. Sono tu, non vieni? No, ieri è iniziato il Ramadan, mi aspetto qua.
Marti. Ma è vero che non vieni? Sì, perché non ho la macchina, il posto è lontano. Ma che lontano? È lo stesso posto della festa dei fuori sede, ci metti poco. Boh, non lo so, perché ho pisciato una cena a casa di amici dei miei, perché avevo detto che dovevo studiare, quindi è un po' strano, se torna non ci sto. Sì, vabbè, ma gli dici che sei andata a studiare da Silvia, non puoi mancare al primo concerto dei ragazzi. Vabbè, ne faranno altri. Non ne sarei così sicuro, eh. Se non vieni la prendo come offesa personale, te lo dico. Vado un attimo a salutare. A dopo. Ciao. Ehi. Ciao. Che è successo? Una stronza gli hanno rubato le amiche? No. Vabbè, scherzavo. Comunque sono contento di essere venuto da Grams. Hai visto? Sì, ti prego, puoi venire un secondo? Ci stai lì che mi sta facendo impazzire. Sì, un secondo. Calma. Andiamo. Scusa, eh. Comunque, c'è lui che continua a chiedermi. No, immaginavo. Però non so più che dirti, mi stai mettendo un po' in difficoltà. È che non so bene come dirglielo. Beh, però è peggio se lo scopre da qualcun altro, no? C'è pure te. Ma cambiato camicia? Sì, a Elia non piaceva più la sua. Oh. L'altra volta. Sì. Tra l'altro è agitatissima, è tutta umida, lascia verde. Schifo. Sa, ok. Sa, tu. Ok, buonasera a tutti ragazzi, vi do il benvenuto. Noi stiamo ad iniziare, quindi se vi volete avvicinare potete tranquillamente occupare gli spazi qui sotto palco. Non abbiate paura, siamo qui sotto palco. E noi faremo un po' di pezzi questa sera, ci presentiamo. Come? Abbiamo un piccolo problema, non abbiamo un nome e manca anche il batterista. Sì, no, per quello abbiamo la base, però se c'è un batterista in sala, magari... No, zero, ci abbiamo provato. Ok, per il nome noi siamo indecisi tra due alternative, adesso vi chiediamo con un applausometro di aiutarci. Vai! Ok, allora, siamo indecisi tra i contrabbandieri e i porri nell'orto. Oh, non so, voi... Propostona! Sì, vai. I contrabbandieri di porri. Ma che cazzo... no, cos'è andata? No, Daniele, grazie grazie lo stesso. Ok, quindi i contrabbandieri. Applauso. Ti parli nell'orto? Ok, quindi noi siamo i porri nell'orto. I contrabbandieri dell'orto. Regà, sti cazzi, abbiamo 20 minuti, magari suoniamo. Sì, dai. Suoniamo, ok. Vabbè, allora iniziamo. Scusa, ma sbaglio o ti manca qualche corda? Non sfugge niente. No, è che... No, questa è la chitarra del box. Che... 15 no. Minuti, grazie. Grazie a te. Ecco. Ma l'Argentina non c'è? Ti pare che sta una partita di pallavolo? Ancora? Ma sta sempre a pallavolo? Sì, ma infatti le cose non vanno tanto bene. Vado pazzo per il thailandese che sta sotto casa tua. Siamo qua, cosa fai? Oh, ma c'è sta pane callo! Dove? Thank you.
scusa, questa cosa c'entra col numero che ti ho dato ieri? No. Scusa, ma lì non c'era un televisore gigante? Sì, sì, solo che poi Rami e i suoi amici l'hanno spaccata perché stavano giocando con il nunciaco della Play. Quindi è rimasta solamente quella piccola di là. Che ore sono? 5. Sempre 5. Sempre le 5. Ma che ora è stasera? Stasera alle 20.05. Il 5. Fatto. Che dici? Sono molto belli. Grazie. Belli. Forse devo farmeli anch'io lisci. C'è tempo se vuoi. Magari la prossima volta. Ok. Vado a prendere la scopa. Grazie. Grazie. Sai cosa mi ha raccontato mia mamma l'altro giorno? Che praticamente c'è questa sua amica che per paura di interrompere il digiuno non ingoia la saliva, quindi va in giro per strada così a sputare. Ma lo sai che anche Nadia lo fa? No. Non te sei mai accorta? No? Durante il periodo del Ramadan gira con questo fazzoletto e fa finta di soffiarci dentro, però in realtà ci sputa. Fa tipo così. Sembra un lama, ma tra l'altro è proprio convinta, quindi è ancora più buffa, cioè. Scusa un attimo. Mamma. Sì. Sì, sì, c'è una casa. Ok. Va bene, sì, 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 va bene. Sì, sì, mi ricordo. Che c'è? Non ho niente. Robby, l'hai trovata la scopa? No. Vieni a cercarla. Ok, guardo fuori. Robby, qua c'è. Trovata? No, però ho trovato questa. Fratello? No. Sono venute a cena delle mie amiche e l'hanno portata loro. Ovviamente io non volevo. Allora perché gliel'hai fatta portare, scusa? Bella domanda. Non volevo essere giudicata. Invece adesso mi giudichi tu. Quindi non ne esco. Cosa? Ciao Dani. Ciao. Vado qua? Abbiamo appuntamento con tuo fratello alle 7. Ma non c'è Ramia? Come no? No, un po' senti un attimo. Spento. Ovviamente. Oh, Malik. Senti un po'. Oh, Malik. Ma stai con Rami? Te dove sei? Oh, hai capito. Che sta a fare? Non ha appena postato una foto per il suo fidanzato?
non commento che è Ramadan. Ok. Ciao ciao. Beh? Un sacco neva. Ah, vedi Mari. Ma vedi l'amichetta tua. Oh Rami, dove stai? Noi siamo qui. Ma che dici? Non hai mai detta sta cosa? Guarda che c'ho i messaggi, eh. Dai, vabbè, dai, sei pessimo. Stiamo arrivando. Ciao, ciao.